Buonasera, ben ritrovati con questa edizione ridotta del nostro telegiornale per dare spazio alla programmazione sportiva. In apertura parliamo dell'alluvione a Genova, di cui ha parlato oggi anche il presidente dell'Emilia-Romagna Vasco Errani. È chiaro a tutti che occorre una svolta vera per la prevenzione, ha detto il governatore. Le preoccupazioni del capo della Protezione Civile Nazionale sull'urgenza di sbloccare le risorse per prevenire queste catastrofi e mettere i territori a rischio in sicurezza sono anche la preoccupazione delle regioni italiane. Errani ha rinnovato il cordoglio per le vittime, la solidarietà per le popolazioni colpite dall'alluvione, la disponibilità a fornire supporto per uscire dall'emergenza. E intanto da Bologna e dall'Emilia Romagna a vari livelli partono aiuti per la popolazione di Genova e della Liguria. Allora andiamo a vedere il servizio di Massimo Ricci. 9 vigili del fuoco con mezzi fuoristrada, un furgone, motopompe e gommoni sono partiti ieri da Bologna verso la Liguria per portare aiuto alla popolazione colpita dall'alluvione che, come noto, ha provocato 6 vittime. In giornata, sempre da Bologna, sono in partenza altrettanti vigili del fuoco che daranno il cambio ai primi. Anche la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna si è resa disponibile ad intervenire nei luoghi alluvionati. Noi come sistema di protezione civile, quindi volontariato, enti locali, abbiamo dato assieme alle altre regioni italiane la massima disponibilità. Al momento però, per quanto riguarda l'area specifica di Genova, stanno intervenendo soltanto le forze statali, i vigili del fuoco e le componenti locali, comunali, e non ci sono squadre delle altre regioni. Invece continuiamo la collaborazione, ci è stata richiesta ancora per tutta la prossima settimana, nelle province di Massa, in particolare ad Aulla, e nelle province di La Spezia, per Borghetto Vara e Monterosso, con squadre di volontari. In queste ore è previsto maltempo anche dalle nostre parti in Emilia-Romagna. C'è qualche pericolo secondo lei? No, noi abbiamo una situazione di attenzione che è iniziata da ieri e proseguirà fino a tutto domani, che riguarda le province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, per quanto riguarda piogge, ma non particolarmente intense. Stiamo seguendo invece l'evoluzione delle condizioni meteorologiche e delle piogge in Piemonte. È attesa una piena del fiume Po che toccherà la nostra regione a partire da domani sera, lunedì, e poi per buona parte della prossima settimana. E torniamo a parlare del decesso ieri al Policlinico Sant'Orsola di Bologna di un paziente di 67 anni, Angelo Ciraci, originario di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. La Procura ha aperto un'inchiesta contro ignoti per omicidio colposo e disporrà l'autopsia per accertare il collegamento tra la morte dell'uomo operato nelle scorse settimane, sempre a Sant'Orsola, e la presenza nel suo addome di un tubicino di plastica trovato proprio nella recente operazione al Policlinico, residuo di un intervento precedente a cui era stato sottoposto in altre strutture. È stata la stessa azienda ospedaliera a segnalare la morte alla procura, indicando come possibile causa un'infiammazione dovuta al corpo estraneo addominale. Le indagini dovranno anche stabilire quando e in che modo il tubicino sia rimasto nell'addome dell'uomo ed eventualmente chi dovrà risponderne in maniera colposa. Angelo Ciraci era stato portato all'ospedale bolognese in condizioni già molto gravi. Si è svolta questa mattina nell'Aula Magna di Santa Lucia la cerimonia della lettura magistrale del Mulino, storica casa editrice bolognese. Il professore Sabino Cassese, giurista e giudice costituzionale, è intervenuto sul tema «L'Italia, una società senza Stato?». Molte le personalità presenti all'incontro, tra cui anche l'ex premier Romano Prodi e il nuovo governatore della Banca d'Italia, Visco. Vediamo servizio. L'esito del G20 di Cannes dimostra che la fiducia in chi ci governa non esiste più, quindi un vertice che invece di guardare al mondo ha guardato a noi. Così, a margine della 27esima lettura del Mulino, l'ex presidente del Consiglio e della Commissione europea Romano Prodi ha commentato l'esito dell'incontro avvenuto nei giorni scorsi in Francia. In platea tante personalità, tra cui anche il neogovernatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, accompagnato dal direttore generale Fabrizio Saccomanni. Nell'aula magna di Santa Lucia il professor Sabino Cassese, giurista e giudice costituzionale, ha tenuto una lezione dal titolo «L'Italia, una società senza Stato?» e ha enumerato i
principali problemi che hanno accompagnato lo Stato italiano sin dalla sua fondazione. Una costituzionalizzazione e una giuridicità debole che fa sì che noi abbiamo regole diverse per parti diverse del nostro territorio, uno Stato che non è riuscito ad affermare un severo minimo di regole, che si gonfia ma non fa rispettare le regole, che accetta troppe diversità e non è mai riuscito ad avere una vera e propria alta burocrazia degna di questo nome. Ecco, professore, ma come giudica l'attuale situazione dell'Italia? Cioè, si può fare uscire da questo stato difficile, da questa situazione difficile? Io penso di sì, ma qui vale un altro dei punti che ho toccato, che è la fuga dallo Stato costituita dal cosiddetto vincolo esterno. Noi non siamo virtuosi, ci leghiamo le mani per seguire il percorso di paesi virtuosi. Perché non riusciamo ad essere noi stessi virtuosi? Quindi dobbiamo affidarci all'Unione Europea perché noi non riusciamo a essere virtuosi. È proprio così, e questo l'aveva capito Guido Carli, che lo scrive molto bene nelle sue memorie. Questa sera grande ritorno del Teatro Duse di Bologna, la serata inaugurale della nuova stagione apre con Piano 12, ben 12 pianoforti sul palcoscenico accompagnati dal coro del Friuli Venezia Giulia. Alle 21 le telecamere di ETV entreranno al Duse per una lunga diretta in esclusiva sul canale 10 del digitale terrestre e sul canale satellitare 829. Piano 12 è prodotto dal coro del Friuli Venezia Giulia su elaborazioni originali del maestro Walter Sivilotti per 12 pianoforti a coda che suonano simultaneamente. Un evento musicale assolutamente unico che segna così il ritorno del Teatro Duse. Appuntamento dunque questa sera alle 21 con la diretta di ETV sul canale 10 del digitale terrestre e sul canale satellitare 829. Ed è tutto con questa edizione ridotta del nostro telegiornale per dare spazio alla programmazione sportiva. Grazie per essere stati con noi, tutti voi una buona serata. Arrivederci.